Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi video tag tutto dedicato alla mela. Sono stata taggata da Fiore del canale Fiore Corso, che è anche l'ideatrice di questo tag. Quindi vi lascio giù in info box il link al suo canale e vi consiglio di andare a dare un'occhiata perché è una persona che propone dei contenuti interessanti, ma soprattutto ha un modo di porsi molto dolce, molto pacato, ma allo stesso tempo anche molto grintoso e determinato. Io credo che sia una persona che nella vita sa benissimo come farsi strada, quindi è una persona che mi piace seguire, mi trasmette positività e inoltre devo dire che spesso quando guardo i suoi video imparo delle cose che assolutamente non conoscevo, come nel caso di questo video tag, perché lei ha fatto un'introduzione spiegando quali sono le caratteristiche delle varie tipologie di mela e devo dire che io ho appreso delle cose che assolutamente non conoscevo, quindi è anche molto interessante e utile seguirla. Quindi sono contentissima che mi abbia taggato. Direi quindi di partire subito con le domande, così entriamo nel vivo del tag che si intitola Una mela al giorno. La prima domanda è: se tu fossi una mela, che tipo di mela saresti? Se io fossi una mela, credo che sarei una mela Fuji. Eccola qua. Questa è una mela Fuji per due ragioni principali. Intanto perché non è una mela ingombrante, quindi non ha delle grandi dimensioni e io per carattere non sono una persona ingombrante, nel senso che non sono invadente. Io mi metto nel mio spazio e non invado quello degli altri e devo dire che sto anche molto attenta a non invadere lo spazio degli altri perché mi dà talmente fastidio quando gli altri sono invadenti con me che io cerco di non essere invadente con gli altri. E poi anche perché questa mela ha un sapore abbastanza dolce e io cerco di essere nei limiti del possibile, ovviamente perché sono anch'io un essere umano, però cerco di essere sempre dolce, pacata quando ho a che fare con le altre persone. Soprattutto sono diventata così nel corso del tempo, perché quando ero più giovane non ero assolutamente così, anzi mi infuocavo abbastanza facilmente. Invece poi più sono andati avanti gli anni e più io mi sono addolcita, calmata, quindi adesso sono molto delicata, molto pacata, molto dolce, un po' come questa mela, che comunque è dolce, ma non eccessivamente dolce, perché io effettivamente sono dolce, ma sono anche determinata, quindi se io voglio una cosa me la vado a prendere, però sempre mantenendo lealtà nei confronti degli altri, perché è vero che io cerco di ottenere le cose che voglio, ma solo se questo non danneggia nessun altro, perché se mi accorgo che io potrei andare a danneggiare qualcuno, mi fermo immediatamente. Quindi mi sento di associare queste mie caratteristiche a questa mela, perché secondo me è fatta un po' come me. Poi, seconda domanda: una mela che odi di più? Devo dire che non esiste una mela che odio di più, perché generalmente è un frutto che mi piace tanto in tutte le sue versioni. Posso dire qual è la mela che mi piace meno, ed è la mela verde, perché è troppo acidula, è poco dolce e troppo acidula. E sinceramente è un tipo di sapore che si sposa poco con il mio palato, però questo non significa che non mi piaccia per niente, diciamo che mi piace meno delle altre. Se io arrivo al supermercato o da un fruttivendolo e ci sono tantissimi tipi di mela, non vado a scegliere la mela verde, però dire che la odio sicuramente è eccessivo. Prossima domanda. Mostra 5 prodotti tra beauty, case e alimenti con la mela come protagonista. Io non ho prodotti per la casa, però ho dei prodotti beauty e dei prodotti alimentari che sono a base di mela e che vi voglio mostrare. Il primo è questo bagno doccia di Rocher alla mela rossa. Questo faceva parte della linea in edizione limitata e natalizia dello scorso anno. Io però l'ho trovato a fine estate, non lo avevo preso lo scorso Natale, diciamo che ho preso gli avanzi di magazzino verso fine agosto e devo dire che mi piace veramente tantissimo. Ha una profumazione alla mela rossa che è davvero intensa, ma senza essere eccessivamente intensa, quindi non vi dà fastidio. È un profumo intenso ma delicato allo stesso tempo una volta che lo avete sulla pelle, quindi questo devo dire che mi piace molto. Poi, sempre della stessa linea di Rocher alla mela rossa, ho preso la crema mani, che è questa. Questa
Questa in realtà l'avevo già provata perché l'anno scorso mia cugina a Natale mi aveva regalato la crema in mini size alla mela rossa. Mi è piaciuta tantissimo, talmente tanto che poi l'ho cercata in lungo e in largo, anche quando era finita, diciamo, questa edizione limitata, e sono riuscita a fine estate a trovare questi avanzi di magazzino, tra cui anche la crema mani alla mela rossa, che mi piace come profumazione, ma anche come qualità, perché non unge, idrata la pelle, la lascia morbida, quindi sicuramente ha tutte quelle caratteristiche che in una crema mani a me piacciono. Poi vi mostro un altro bagno doccia che è della Dermacol, della linea Aroma Ritual, che è alla mela e cannella, quindi in questo caso c'è anche un pochino di cannella che gli dà quell'aroma un pochino più intenso. E questo ha addirittura un effetto riscaldante, quindi per la stagione fredda che sta per arrivare sicuramente è da provare. Passiamo adesso ai prodotti alimentari. Vi faccio vedere questo infuso della Pompadour Mela d'Oriente. In realtà qui c'è sia la mela che il fico, però è veramente un infuso saporito, gustoso, che mi piace tantissimo e che mi ricorda il mio viaggio in Turchia, perché la bevanda tipica della Turchia è il tè alla mela. Io lo avevo assaggiato in loco, quindi avevo assaggiato quello originale, devo dire che è veramente buonissimo e questo Mela d'Oriente della Pompadour un pochino mi ricorda quel viaggio che avevo fatto. Se non avete visto il video sul mio viaggio in Turchia, ve lo lascio nelle schede oppure giù in info box, così potrete avere anche altre informazioni sulla Turchia. Un altro prodotto un po' particolare a base di mela è questa composta della marca Le due mele con mela, pera, pinoli e cannella, quindi in questo caso non c'è soltanto la mela, però secondo me il gusto dominante è quello della mela, almeno questa è la sensazione che io ho quando mangio questa specie di marmellata, questa composta che mangio solitamente al mattino con le fette biscottate, quindi è una cosa che mangio a colazione. Se non l'avete mai provata, io ve la consiglio. L'ho trovata da Carrefour, ma credo che si possa trovare anche in altri supermercati. Comunque è una cosa che vi consiglio. Prossima domanda: ricetta preferita a base di mele? Io amo con tutta me stessa lo strudel di mele, è sicuramente il mio dolce preferito a base di mela. È un dolce tipico tirolese che io mangio sempre molto molto volentieri. Sicuramente quello che fanno nella zona del Tirolo è eccezionale e inimitabile. Però, siccome non abito nel Tirolo, ma abito a Genova, e vi assicuro che nella mia città è molto facile trovare la focaccia, trovare il pesto, ma sicuramente non vendono lo strudel in ogni angolo della città, perché comunque è una città di mare, quindi non vendono dolci di montagna solitamente. Lo vendono magari al supermercato, surgelato, però non è la stessa cosa. Quindi io me lo faccio in casa, prendo le mele, i pinoli, l'uvetta, tutti gli ingredienti e me lo faccio da sola ed è veramente una cosa che mi piace tantissimo. Vi ho anche fatto la video ricetta, quindi la trovate sul mio canale, l'avevo fatta forse l'anno scorso, non ricordo quando, comunque ve la lascio giù in info box oppure nelle schede. Bene, andiamo avanti, poi altrimenti mi viene fame. Rimedio della nonna a base di mela. Io vi propongo una maschera viso a base di mela. È sufficiente prendere una mela rossa, tritarla, mettere un cucchiaio di miele, quindi mescolare, fare questa specie di crema, metterla sul viso, lasciarla agire 30 minuti e poi risciacquare con acqua tiepida. E l'effetto che avrete sulla pelle sarà un effetto idratante, quindi è un rimedio idratante per la pelle secca, che costa poco perché è sufficiente una mela e un cucchiaio di miele ed è molto molto efficace. Quindi questo è il rimedio della nonna che io mi sento di consigliarvi. Ultima domanda, tagga chi vuoi. Dunque, io vorrei taggare un sacco di persone, però sinceramente non so quale di queste persone che io ho in mente sia amante della mela e abbia effettivamente dei prodotti a base di mela da mostrare. Quindi diciamo che taggo tutte o tutti gli amanti della mela, perché ovviamente questo è un tag che può essere rivolto anche ai maschi, non solo alle femmine, perché magari anche loro possono essere amanti della mela e avere dei prodotti da farci vedere. Quindi ritenetevi taggati.
ma in particolare taggo le ragazze del gruppo Facebook The Colors of YouTube, perché è un gruppo abbastanza numeroso dove magari tra di loro c'è qualcuna che ama la mela e che ha dei prodotti da farci vedere. Però, come dicevo prima, ritenetevi tutte e tutti taggati. Bene ragazzi, io vi invito come sempre ad iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, lasciate un like al video se vi è piaciuto e io vi mando un bacio enorme.